Dichiaro aperta la seduta del question time. Allora, la 34, risponde l'assessore Coletto, interroga il consigliere Bianconi. Nuovo piano sanitario regionale, intendimenti della Giunta nell'emanazione del documento per un adeguato servizio sanitario pubblico ed un eco funzionale lungimirante impiego delle risorse economiche del PNRR della nuova programmazione europea in tutto il territorio regionale. Prego, consigliere Bianconi. Grazie, Presidente. Il 3 giugno del 2020 in questa Aula presentavo un'interrogazione con la quale chiedevo al Governo di questa Regione quando sarebbe stata illustrata la versione definitiva del piano sanitario regionale da sottoporre a discussione e approvazione in assemblea legislativa, specificando soprattutto come sarebbe stata poi garantita l'effettività del servizio sanitario regionale pubblico in tutto il territorio umbro. E a questo aggiungevo anche quali sarebbero state le modalità di ascolto degli stakeholder e magari capire quale delle istanze che gli stessi stakeholder sul territorio regionale poi le modalità con le quali le loro indicazioni sarebbero poi atterrate dentro al piano. È passato del tempo, sicuramente il Covid ha avuto un impatto anche nel arricchire le valutazioni che potranno e dovranno avere un impatto nella realizzazione di questo fondamentale strumento di pianificazione degli interventi della sanità regionale per il futuro dell'elemento principale che è la salute degli umbri. Ecco, a distanza di tempo purtroppo questo piano ancora non l'abbiamo non abbiamo avuto modo di discuterlo o di saperne di più. Credo che la partenza dal basso, il confronto dal basso sia la chiave. Abbiamo letto del libro bianco e anche qui ci piacerebbe sapere come è avvenuto l'ascolto con gli stakeholder per la messa a punto anche delle criticità. Pianificare è fondamentale, si moltiplicano le manifestazioni territoriali sui problemi della sanità, quindi degli ospedali della Valnerina, degli ospedali del Lago, di Pantalla, di Spoleto, e chi più ne ha più ne metta, sono sentimenti che nascono da disagi territoriali che a mio avviso però possono trovare una risposta soltanto successivamente alla messa a punto di un piano sanitario regionale. Dobbiamo cercare di prendere il buono che è stato fatto in passato, mettere da parte quello che di buono invece non c'è stato e andare verso il futuro. Pianificare è la base. Bisogna avere un approccio e mi auguro che ci sarà la forza e il coraggio di averlo, che vada oltre i campanili. Dobbiamo costruire un piano regionale sanitario che possa dare risposte e che siano delle risposte dignitose per tutti gli umbri. Questo, fare un vero piano sanitario di qualità, probabilmente non aumenta il gradimento politico, ma cambia la qualità della vita delle persone. Quindi io credo che sia un gesto di grande responsabilità che tutto questo Consiglio regionale, insieme per il bene di questa Regione, dovrebbe fare. E su questo, per quanto riguarda il sottoscritto, sono pronto a mettermi al tavolo con una responsabilità aperta, condividendo delle posizioni che sono per il bene dell'Umbria e non per logiche di campanile e di collegi elettorali. Mi auguro che questo possa avvenire, mi piacerebbe sapere quindi dove siamo, quando potremo aprire una sana discussione su questo tema per cambiare il futuro di questa Regione sull'elemento cardine, la sanità, la salute degli umbri. Grazie. Assessore Coletto, prego. Grazie Presidente, ringrazio anche il consigliere Bianconi perché le considerazioni
che ha fatto nell'illustrare quella che è l'interrogazione sono considerazioni molto importanti. Superare i campanili, guardare al bene globale dell'Umbria e considerare quello che è il nuovo piano sociosanitario, un obiettivo ineludibile e una cartina geografica con un orientamento certo finalizzato alla cura delle persone che deve assolutamente migliorare, ma deve migliorare in considerazione del fatto che la pianificazione che era stata preadottata, purtroppo o per fortuna, mettiamola come si vuole, non ha tenuto conto, non poteva tener conto di quella che era una pandemia in arrivo, dell'evoluzione che c'è stata, di quelle che sono le nuove normative che sono cadute all'interno della sanità, all'interno delle nuove normative, e una considerazione che non è assolutamente secondaria è il fatto che nessuna regione aveva un piano pandemico pronto, tantomeno l'Umbria, risaliva al 2007. Tantomeno noi potevamo farlo in considerazione del fatto che ci eravamo insediati fine 2019 e la pandemia purtroppo, ahimè, è iniziata subito dopo, un mese o due dopo. Ciò detto, per quanto riguarda la tempistica, che mi pare che sia come dire, l'obiettivo principale, noi entro la fine di novembre, i primi di dicembre dovremmo, con delibera della Giunta regionale, approvare e preadottare quello che è lo schema del nuovo piano sociosanitario. Un piano sociosanitario che inevitabilmente dovrà tener conto delle indicazioni chiare, delle fotografie che sono state fatte con il Libro Bianco. Il Libro Bianco ci ha dato indicazioni importanti per quanto riguarda il turnover dei vari reparti, per quanto riguarda quelli che sono i risultati insieme al piano esit di Agenas, che non è una pagella, ma effettivamente è una fotografia di come gira la sanità all'interno di una regione. E non è secondario, non è casuale che ci siamo affidati anche a una sinergia, una collaborazione con Agenas. Agenas è un ente intermedio, un ente statale, ma intermedio fra Stato e Regioni, che va a gestire quella che è la sanità regionale, che va a fotografare meglio quella che è la sanità regionale e che, come dire, può dare indicazioni importanti, anzi dà indicazioni importanti, in particolare in questo momento si può dire che lavori gomito a gomito, oltre che con le regioni, ma anche e soprattutto con il Ministero, all'interno di quella che è una pianificazione importante, e mi riferisco alla pianificazione legata al territorio, perché il territorio che ha sofferto di più e che poteva dare molto di più se organizzato durante la pandemia, ripeto, non a livello dell'Umbria ma a livello nazionale. Ed è per questo che arriveranno circa 48 milioni e mezzo all'interno del PNRR per quanto riguarda le nuove case di comunità, 6 ospedali di comunità e le centrali operative territoriali. La riorganizzazione dei distretti riguarderà il nuovo piano sociosanitario, diminuiranno, diventeranno operativi e faranno riferimento anche le centrali operative territoriali, che dovranno assorbire quelle che sono le necessità legate ai pazienti in particolare fragili, che dovranno essere, fra virgolette, indirizzati, o meglio indirizzati nel percorso di cura. Quindi un piano che sarà un vestito su misura per l'Umbria, dovrà necessariamente contemplare anche un miglioramento di quelle che sono le qualità delle cure. Questo avverrà attraverso una revisione delle reti che spesso e volentieri sono mancate, che devono essere assolutamente riorganizzate, che devono rispettare quelli che sono gli indirizzi, i nuovi indirizzi meglio dettati dal governo, e che dovranno soddisfare e migliorare quella che è la mobilità passiva, di cui purtroppo i dati ce lo dicono, non è una questione né politica né tantomeno di schieramento. I dati se lo dicono, una mobilità passiva. Questo significa che gli umbri vanno a cercare la sanità altrove, vanno a cercare la sanità fuori dall'Umbria. Questo è un grave sintomo, deve essere curato rapidamente, ed è per questo che entro fine novembre e primi di dicembre noi preadotteremo il piano e inizieremo quello che è un percorso di discussione con gli stakeholders, che avverrà nella maniera più trasparente possibile, cioè in terza commissione. Ringrazio sin d'ora il lavoro che dovrà fare e che farà sicuramente al meglio la Presidente Pace, ascoltando tutti gli stakeholders, e la terza commissione sarà proprio la sede dove verranno depositati dei documenti
con gli indirizzi prioritari che gli stakeholders, quindi società scientifiche piuttosto che sindacati, piuttosto che comitati di cittadini, intenderanno dare per migliorare quello che sarà la pianificazione e il vestito su misura che verrà fatto della sanità umbra. Grazie. Non so se il consigliere Bianconi vuole replicare, prego. Grazie, grazie Presidente. La ringrazio Assessore per la risposta. Abbiamo una data, quindi fine novembre, e secondo me è qualcosa di chiaro. Mi auguro che all'interno di questa proposta, di questo piano che sarà preadottato, ci siano delle risposte puntuali. Credo che il principio di ispirazione generale debba essere quello di dare una sanità sostenibile, sostenibile prima di tutto dal punto di vista della salute per gli umbri. Successivamente l'elemento è sicuramente quello della sostenibilità economica, ma la salute prima. Il secondo elemento per me chiave, Assessore, è che ci sia rispetto e pari dignità per tutti gli umbri, e che ad una risposta sulla salute venga messa anche vicino una risposta di dignità per tutti i cittadini della nostra regione. Questi sono gli elementi, secondo me, cardine per incamminarci verso il futuro. Un'attenzione sui dati, l'avevo accennato una volta in maniera informale, perché a me risulta, e farò un accesso agli atti su questo, che ci siano all'interno del sistema di gestione delle prenotazioni presso i CUP delle situazioni strane. Ne cito una nell'ospedale di Norcia: spesso le persone vanno lì a richiedere visite, ci sono reparti come quello di radiologia senza nessuno e vengono spediti a 150 chilometri, no, 150 sono troppi, 120 chilometri, Città di Castello, Todi, a fare le lastre, quando contemporaneamente lì i nostri radiologi stanno guardando le farfalle. Quindi anche nell'occupazione dei reparti e nel misurare quanti alcuni reparti lavorano, farei un'attenzione anche all'impostazione del software del CUP, che forse ha qualche problemino. Grazie. Adesso andiamo con l'altra interrogazione a risposta dell'assessore Coletto, la numero 1052, interroga il consigliere Bori, OncoType, Regione Umbria, intendimenti della Giunta. Prego, consigliere. Grazie Presidente, come sapete purtroppo noi non abbiamo i dati aggiornati sull'Umbria, quindi utilizzerò i dati nazionali, dato che il registro tumori, che doveva essere riattivato in 15 giorni, è due anni che non è ancora attivo. Però a livello nazionale una donna ogni 9 subisce una diagnosi di carcinoma della mammella, e purtroppo è in grande aumento l'incidenza nella fascia tra i 35 e i 55 anni, che è una fascia molto delicata. Questa patologia, che è tra le 5 patologie neoplastiche più frequenti in Italia, registra dei dati in aumento e registra però anche delle nuove strategie e dei nuovi strumenti di cui noi ci dobbiamo dotare, perché quando si ha una diagnosi le strade sono differenti. Noi sotto la categoria tumore al seno mettiamo tutto, ma non è così. Le patologie sono le più diverse e dopo un'operazione chirurgica si possono prendere strade molto differenti a seconda del tipo di neoplasia di cui parliamo, a seconda di quali recettori esprime, a seconda di quanto è precoce la diagnosi, a seconda se ha metastatizzato o meno. Lo dico perché abbiamo un nuovo strumento ed è importante che le istituzioni dotino i pazienti e il personale sanitario di tutti gli strumenti necessari per fare le scelte migliori, per garantire l'equità delle cure e per garantire il percorso
terapeutico migliore e possibilmente più indolore per la donna. Perché noi abbiamo pensato un sistema sanitario che garantisce a tutte e tutti lo stesso accesso alle cure. In questo non possiamo mettere discriminazioni. Se ci sono nuovi strumenti, non può accedere solo chi li può pagare. E qui entro sul tema. L'Oncotype, il test genetico, il nuovo test genetico, nuovo relativamente perché è del 2004, quindi sono passati molti anni, però è un test valido, è un test che consente al paziente insieme al medico di scegliere la terapia migliore, se dover fare o meno la chemioterapia, se dover fare o meno la radioterapia. E guardate che questo impatta sulla qualità di vita futura, non solo su come si vivono le cure, ma anche sulla qualità di vita futura, e aggiungo, impatta anche sul rischio di tumori secondari a una terapia. E capite bene che nella fascia d'età 35-55 anni, ma non solo, però in quella in particolare, l'aspettativa di vita e la qualità di vita è alta, per cui questo rischio c'è. Noi dobbiamo consentire questo strumento come altri a tutte le donne, non solo a chi lo può pagare. Il costo è notevole, tra i 6.000 e i 7.000 euro. Noi dobbiamo dare la possibilità a tutte di accedere. Questo non è così, e l'interrogazione mira a questo, a consentire a tutte di accedere, perché di fronte a una diagnosi così difficile, così complessa, che però oggi dà una sopravvivenza a lungo termine, noi dobbiamo consentire a tutte di poter usufruire delle cure migliori, del percorso migliore. In questo senso l'interrogazione chiede due cose. La prima, se è stata attuata la delibera che arriva dal Ministero e che nelle altre regioni era già attuata da tempo, di gratuità di questi test, e se la Giunta ritiene, come fatta in altre regioni, di rimborsare chi in questo periodo l'ha sostenuto autonomamente. Questi sono i due temi dell'interrogazione a cui speriamo ci sia una risposta positiva. Grazie. Grazie consigliere. Assessore Coletto, prego. Grazie Presidente. Ringrazio il consigliere Bori per l'interrogazione. L'avevamo già trattata, peraltro anche in terza commissione, la questione. Era intervenuto anche il professore universitario che seguiva questo ambito, peraltro molto interessante. Vorrei sottolineare solo degli aspetti che sono aspetti sostanziali, non secondari, circa la gratuità. Ci sono state delle regioni che hanno coperto col bilancio regionale quello che è il costo, cioè hanno definito degli extra LEA e hanno coperto volontariamente, questo a partire dall'inizio di quest'anno, quelli che sono i costi appunto di questo Oncotype. Parlo della Lombardia piuttosto che dell'Emilia Romagna, e successivamente poco tempo fa, per evitare la mobilità passiva, appunto l'ha fatto anche la Toscana. C'è stato un decreto ministeriale del 18 maggio 2021 che poi è stato pubblicato il 7 luglio 2021 e noi 60 giorni dopo esattamente abbiamo fatto la delibera di recepimento di questo sistema, appunto di questo test genetico che il governo ha pensato di dare all'interno di quelli che sono, diciamo, di quello che è il nomenclatore tarifario, non abbiamo registrato all'interno del nostro nomenclatore tarifario, ne ha finanziato una quota, una parte, un terzo, due terzi. Due terzi l'ha finanziato il governo, circa 2.000 euro, un terzo lo finanzieremo noi come Regione dell'Umbria. In quanto abbiamo constatato quanto detto dal consigliere Bori, cioè della bontà di questo tipo di test genetico che dà ottimi risultati. Dà ottimi risultati soprattutto perché evita una terapia oncologica pesante che per quanto riguarda le simulazioni e valutazioni che sono state fatte in Umbria andrebbe a intercettare circa 149 donne che possono evitare questo tipo di terapia oncologica importante,
che comporta non solo il risparmio del disagio della signora che deve affrontare questa terapia, perché sono terapie pesanti evidentemente, ma comporta evidentemente anche un risparmio. Sono risparmi piuttosto importanti che possono essere reinvestiti all'interno della sanità e anche per pagare una quota di questi test. Quindi il governo ha dato la disponibilità a finanziare i 2/3 della quota dei costi di questo test genetico. La Regione dell'Umbria ha compartecipato assolutamente in maniera importante, nel senso che ha recepito rispettando le tempistiche. Adesso passeremo alla gara di evidenza pubblica e entro 60 giorni partiremo anche noi, nel rispetto di quella che è la norma, per questo test genetico. Relativamente alla retroattività, la norma non prevede retroattività purtroppo, la norma è molto chiara e definisce degli step ben precisi e ben definiti per la partenza di questo oncotest. Valuteremo se sarà possibile, ma reputo che sia molto ma molto difficile, andare incontro alle persone che si sono pagate i test, che l'hanno fatto evidentemente in maniera volontaria, che hanno sfruttato l'opportunità di andare in Lombardia piuttosto che in Emilia Romagna, piuttosto che in Toscana, ma ripeto, la norma è molto chiara, non prevede retroattività, anche perché all'interno di quella che è l'operatività di un'amministrazione sono previsti i livelli essenziali di assistenza, dove c'è la copertura totale e si paga solamente il ticket, ma questo il dottor Borri lo sa bene. Per quanto riguarda gli extra LEA, dipende effettivamente da quello che è un bilancio regionale che ha disponibilità nell'andare a coprire queste situazioni. La Regione dell'Umbria farà le dovute verifiche, sia dal punto amministrativo per quanto riguarda la possibilità di andare a coprire queste situazioni in maniera retroattiva, ma sicuramente andrà velocemente e nel rispetto della norma ad andare a finalizzare, a disporre questo test per le persone che avranno necessità, ripeto, con 2 finalità. Quella di evitare una terapia, fra virgolette, inutile, che può appesantire sicuramente l'ambito della salute della signora che doveva essere trattata, e secondo poi reinvestire i soldi risparmiati in altre cure nell'ambito dell'oncologia per migliorare ulteriormente quelle che sono le prestazioni erogate alla Regione dell'Umbria. Grazie. Consigliere Bori. Molto rapidamente io chiedo alla Giunta di riflettere sulla scelta da prendere per 2 motivi. La prima, molte regioni tra cui la Toscana, la Lombardia, la Provincia Autonoma, la Liguria, il Lazio, già effettuavano questo test, quindi si erano già portate avanti, effettuavano questo test rimborsandolo con soldi propri. Questo test qui in Umbria si può fare, non c'è bisogno di andare fuori, noi abbiamo un'università, abbiamo delle anatomie patologiche ottime, quindi possiamo farlo qui, bisogna solo acquistarlo. Il tema della rimborsabilità è il tema almeno da quando è stato fatto il decreto, perché lei giustamente ora ci dice: è stato fatto il decreto a luglio, noi dobbiamo fare la gara, dobbiamo acquistare i kit, tutto questo prevede un lungo tempo. Le altre regioni già lo stanno facendo gratuitamente perché già li avevano presi prima. La questione della mobilità passiva è naturale. Se io posso fare un test che ora è anche gratuito nel Lazio, lo faccio. E questo comporta per noi un costo enorme, senza contare che il non accesso a questo test potrebbe costringere una donna a fare una chemioterapia o una radioterapia che non gli migliora la qualità di vita, che non previene le recidive, quindi ha un impatto sulla sua salute, e che costa alle casse della regione decine di migliaia di euro, sicuramente molto di più del test. Per cui la richiesta è che da subito si preveda la rimborsabilità prima che vengano acquistati i kit e quant'altro, che ci metteremo mesi, da subito la rimborsabilità almeno retroattiva da quando è stato fatto il decreto, cioè da luglio, che prevede la gratuità, perché il rischio è che se no ci sia mobilità passiva, alcune non accedano e facciano terapie pesanti e inutili che magari le espongono a tumori secondari, e contemporaneamente l'Umbria rimane indietro rispetto alle altre regioni, quando in realtà avrebbe delle anatomie patologiche che potrebbero tranquillamente operare da subito. Grazie.
Grazie consigliere Bori, riprendiamo con l'ordine originario delle interrogazioni. Risponde l'assessore Melasecche, interroga la consigliera Peppucci, atto 1033. Prego consigliera Peppucci. Grazie presidente. La questione che oggi intendo sottoporre alla giunta regionale, in questo caso all'assessore, fa riferimento ai binari 1 e 2 est della stazione Termini, riguardanti diciamo, le partenze e gli arrivi da e per la regione Umbria. Nota da anni, anche perché dal 2009 rispetto ai 25 binari preesistenti, la stazione Termini è stata dotata di ulteriori due binari sulla piattaforma denominata Piazzale Est, posizionata sulla sinistra del binario 1 del terminal principale, ma circa 650-700 metri dal terminale ferroviario principale. E Trenitalia ha deciso di spostare verso il Piazzale Est i treni veloci da e per la regione Umbria. E per arrivare a questi binari, nonostante appunto siano distanti dalla stazione, non esiste alcun supporto meccanico, come per esempio un tapirulan, che faciliti i passeggeri per il raggiungimento dei binari al Piazzale Est. E questa situazione chiaramente comporta dei disagi in generale per ogni categoria di viaggiatori, ma in particolar modo per le persone con disabilità, bambini e persone anziane. Infatti la distanza del Piazzale Est dalla stazione comporta inevitabilmente anche delle perdite di coincidenze con altri treni, autobus o tram, oltre al fatto che è anche da considerare che sulla tratta da Roma per raggiungere la regione Umbria e viceversa viaggiano giornalmente centinaia di passeggeri, compresi turisti nazionali e internazionali. E dato che questa è una problematica che va avanti purtroppo da anni, intendo interrogare la giunta regionale per sapere se è stata avviata un'interlocuzione con i soggetti interessati relativamente alla problematica delle corse con discese binari 1 e 2 est della stazione di Roma Termini e quali soluzioni si intendono adottare affinché possa essere agevolato il viaggio dei passeggeri, in particolare lavoratori, studenti e turisti. Grazie. Prego, assessore Melasecchi. Questa giunta, fin dal primo momento dell'insediamento, si è posta l'obiettivo di superare la criticità costituita dalla cronica carenza di infrastrutture dell'Umbria, individuando nel miglioramento dell'accessibilità uno dei fattori fondamentali e prioritari per lo sviluppo complessivo della regione. In riferimento alla interrogazione e alla problematica specifica delle corse con discesa binari 1 e 2 est di Roma Termini, in effetti il problema esiste perché si tratta di correre spesso 800 metri con le valigie nel tratto terminale sotto il solleone o sotto la pioggia, quindi portare due valigie e un ombrello in contemporanea non è un esercizio da prestigiatori spesso, e la situazione è pesante per l'Umbria ma anche ad esempio per le Marche, perché poi la Orte Falconara porta e si prende proprio lì ai binari 1 e 2 est. In particolare la criticità è stata portata all'attenzione del gruppo di lavoro costituito con il protocollo d'intesa Marche-Umbria, RFI e MIMS, e devo dire è stata verbalizzata nelle nostre richieste. Ad oggi ho sollecitato ripetutamente la direzione commerciale di RFI, la quale ha scritto che, come da nostra richiesta, è stato approfondito con la società Grandi Stazioni, proprietaria dell'asset, l'esigenza di realizzare un nuovo percorso protetto di collegamento tra il termine della pensilina del primo binario e la pensilina ubicata in corrispondenza dei binari est di Roma Termini. Nello specifico, Grandi Stazioni ha avviato uno studio di prefattibilità finalizzato ad individuare una soluzione tecnica di realizzazione e possibili scenari progettuali da sviluppare.
Non appena saranno resi disponibili gli esiti, sarà fissato un incontro specifico con RFI, Regione e grandi stazioni, finalizzato a valutare congiuntamente gli eventuali successivi passi per l'avvio dell'intervento. Di fatto abbiamo compreso che sicuramente otterremo la prosecuzione della pensilina fino al binario 1-2 Est. C'è un problema tecnico da superare, è quello relativo alla larghezza del percorso, perché introdurre un percorso meccanizzato in andata e in ritorno presuppone uno spazio tale da non essere facilmente inserito nell'attuale disponibile. Comunque attendiamo gli esiti e poi farò presente, diciamo, il risultato che avremo conseguito. Grazie. Consigliera Peppucci, prego. Grazie Assessore, è evidente lo sforzo che la Giunta regionale sta avendo, appunto sta anche portando avanti le azioni che sta portando avanti per permettere che la Regione Umbria possa essere raggiunta nel miglior modo possibile. Bene che sia stata portata all'attenzione questa problematica, è necessario comunque che si continui a sollecitare appunto per risolvere questo problema e mi riservo di interrogarla successivamente appunto per avere aggiornamenti rispetto alla situazione. Grazie.